Buon pomeriggio, allora, anche se non sono truccata, pigliatemi come vengo, perché credo che oggi, causa le condizioni meteorologiche, rimarrò a casa. Allora, ve lo fa questo video perché ho voglia proprio di dire le cose come stanno riguardo allo spaccio, ma che non viene solamente alle cascine, ma diciamo. In molte piazze, in molti posti di Firenze, quali parte della stazione, non so se ancora bene, ma credo di sia ancora la fortezza, però a Parco delle Cascine, perché voglio porre l'attenzione al fatto che ieri c'è stata questa manifestazione molto tranquilla, era partita per essere una manifestazione tranquilla da parte di tutta la destra fiorentina, una manifestazione voluta dalla Lega, dove tra l'altro ho anche partecipato a questo topic, ho visto le foto, c'è un ragazzo di colore, questo per far capire insomma come assolutamente non siamo, cioè, razzisti. No, devo prendere la foto, ve la voglio far vedere se riesco a beccarla, perché c'era, l'avevo proprio vista, aspettate. Allora, sì, ma ve la faccio vedere un attimo. Ah, questo è l'articolo. No, lo vedete? Aspetta, questo è l'articolo. Lo vedete? Cioè, ora è l'ora di dire basta. Questa è la foto, diciamo, della manifestazione. E, tra l'altro, io vabbè, volevo partecipare, poi sono andata in un'altra parte, sicché nulla, non ho partecipato. Però quello che voglio dire io è che, cioè, tutto sommato, la sinistra è responsabile. Infatti, titolerò questo titolo: Sinistra è colpa tua. È colpa tua perché sei te la responsabile di tutto ciò che sta avvenendo. Io ho detto in un video precedente riguardo allo spaccio alle cascine, cosa avevo detto? Avevo specificato che è inutile mandare i vigili, inutile mandare la polizia, inutile mandare i carabinieri a fare questi controlli. Magari sì, vanno, li fermano due o tre, ma non risolvono in concreto la situazione dello spaccio, che poi magari torneranno lì. Sono persone molto particolari, e vi spiego anche perché poi. Perché vi spiego, allora, prima volevo dire che comunque la cosa fondamentale da rivendicare ancora, secondo me, sono questi centri per il rimpatrio, chiamiamolo centri per il rimpatrio, perché se chiamo CIE, poi la sinistra comincia a offendersi, non capisco perché, poi hanno la stessa funzione, no? Diciamo, l'ho anche specificato nei video di qualche video fa. Sono molto particolari, perché vabbè, ieri è stato questo. Questa manifestazione dove hanno partecipato tante persone e si è visto a un certo punto un parapiglia, no? Un parapiglia tra diciamo questi spacciatori alla vista, diciamo, della polizia, della gente che voleva rivendicare un parco a tutti gli effetti accessibile a tutti, perché pare che non lo sia, no? Perché se delle persone vanno dalla fermata della tranvia in poi, ci si ritrova magari qualche spacciatore molesto che ci può fastidire, non va bene. Infatti, a me è successo questo ieri, mi è successo che io, sapete benissimo, l'ho detto mille volte, a me piace tanto andare al Parco delle Cascine. Normalmente io non faccio mai la parte che va verso il Ponte della Vittoria molte volte, perché lì purtroppo ci sono molti spacciatori, quindi tendo ad andare verso l'Indiano, però molte volte quando voglio andare in centro a me mi tocca fare quel tragitto là. Certamente non prendo la parte che interna, diciamo, quella del vialone alberato, perché altrimenti, cioè, rischio veramente di essere infastidita. E ieri erano molto agitati questi spacciatori erano infastiditi,
E quando mi hanno visto entrare in questo viale alberato, normalmente faccio, diciamo, quando magari c'è un po' più via di gente normale, cioè gente normale intendo gente come noi, e magari la mattina del mercato delle cascine mi vado lì, perché comunque quando c'è il mercato delle cascine c'è più vita, quindi magari loro si sentono meno autorizzati a infastidirmi. Quindi ieri, cosa mi è successo ieri? Appena entrata, una situazione imbarazzante, perché questo qui mi ferma, mi fa, cioè questo uno di questi, no? In sintesi voglio dire che i bianchi, cioè noi, siamo quelli cattivi e mi voglio insegnare a me di non seguire coloro che sono contro di loro, perché loro sono qui per trovare una vita migliore. Io voglio dire, è vero che la colpa non è totalmente di loro, lo posso capire bene. La colpa è di chi li fa entrare, la colpa. Quindi la colpa è della sinistra, del PD, del 5 Stelle, che ha votato nel 2011 il via libera all'immigrazione incontrollata. Cioè, scusate, nel 2012 mi sono sbagliata io, però vabbè, quindi non dobbiamo votare no a un'immigrazione incontrollata. Ragazzi, qui non ci devono più entrare, perché fare entrare per renderli schiavi, comunque, diciamo, anche al caporalato, ma non solo, ma anche, diciamo, infilare proprio nelle mani della criminalità organizzata e brutta. Qui devo specificare a tutti coloro che mi dicono: ma la hashish marijuana va legalizzata. Io ci ho fatto un video mesi fa, e mesi fa ci ho fatto un video dove ho detto che la hashish marijuana, non ho proprio fatto un video specifico sulla hashish marijuana, ma riguardo al fatto che il prefetto aveva preso dei provvedimenti in merito allo spaccio, eccetera, che comunque le droghe leggere non fanno così tanto bene, non fanno così tanto bene, perché comunque creano dei problemi a livello psicologico e emotivo alle persone. Anche se non lo posso garantire, però sembra che forse è vero, non lo so, non possa creare dipendenza. Però il problema è che questi creano problemi di ansia, le persone che assumono queste droghe leggere, chiamiamole leggere, al momento che l'assumono hanno un calo di memoria, un calo di concentrazione, hanno degli stati di ansia incredibili che non immaginate neanche. Quindi le droghe leggere non fanno bene, non fanno assolutamente bene, che se uno studente fa un uso di droghe, cosiddette di marijuana e hashish, mi sta infappinando, porca miseria, di hashish e marijuana, al momento che assumono, i loro livelli di concentrazione, di attenzione, quasi si annientano. Ma a parte questo discorso, questi spacciatori spacciano di tutto, droghe che fanno male, distruggono di tutto nel nostro corpo: la cocaina, l'eroina, droghe sintetiche, cioè. E quindi praticamente poi le droghe, essendo legali, è ovvio che le persone che si dedicano a queste attività, se sono italiane, le arrestiamo; se sono straniere, le espelliamo. Sono persone che stanno lì perché sono particolari, e come tali persone non ci devono stare lì. Poi la stazione, no, ti arriva la stazione, questo gruppo di nigeriani, insomma, di eritrei, quello che ne appena metta, cioè stanno lì, no, a fare, boh, chissà cosa fanno, spacciano, che sa, devono controllare, no, un po' la situazione. Hanno preso già, sono diventati padroni, diciamo, della nostra città, e non lo trovo giusto, perché qui loro sono arrivati, e quindi chi arriva qui non è padrone. Cioè qui noi siamo padroni della nostra città, quindi essendo padroni della nostra città, noi dobbiamo in qualche modo difendere la nostra città da chi non rispetta le regole, le leggi, non ci rispetta. Perché io, da persona libera, non me li voglio trovare, non mi voglio trovare, non mi voglio, sì, non mi voglio trovare circondata da questi soggetti, ok? Quindi, se dalla stazione,
E questi qui cominciano a molestare gente. No, vabbè, avete visto il lockdown, il turismo si è fermato, però molte persone, sì, è vero che arrivano da un tornato all'altro per lavoro, però è anche vero che comunque dei turisti sono stati molestati, aggrediti. Quindi credo che tanto per il cibo non è che ci stiano. Qui sì, è anche vero che uno può anche spacciare per disperazione, però non giustifico questa attività per potersi guadagnare da mangiare. Quindi, allora, è un discorso un po' contorto, me lo posso immaginare, però il primo ad essere colpevole sicuramente è la sinistra, cioè noi ci danno di razzista. Poi ieri sera ho trovato una scritta tipo: il razzismo ce l'ha chi sfrutta. Allora, io ieri avevo un sacchetto in mano e non potevo tirare fuori il cellulare, ok? Però sicuramente quando avrò una mano libera, cioè una mano libera, io voglio provare a rifare questa via del Palazzolo, perché c'è che il razzismo arricchisce chi sfrutta. Aspettate, allora, il razzismo arricchisce chi sfrutta. Cioè, allora essere razzista, ragazzi, è la sinistra, no? Perché cioè, la sinistra li fa entrare, li sfrutta per il caporalato. E allora anche la mafia, la camorra, le 'ndrangheta sono diciamo razziste, perché fanno entrare per sfruttarli, cioè perché si arricchisce comunque la droga, sì, il mercato della droga, che comunque è un mercato illegale, no? Cioè, io l'altro giorno ho fatto un video specificando come il mercato della droga è diventato un mercato ormai vasto e molto preoccupante, in quanto comunque non sono solo gli extracomunitari a dedicarsi allo spaccio, ma anche gli albanesi, i rumeni, un po' anche gli italiani. Molti italiani poi, vabbè, sono stati arrestati, perché comunque anche se uno aveva un'attività e magari non poteva arricchirsi così tanto, magari per comprarsi una macchina a costo di una casa, forse anche di più, diciamo tipo 600.000, 600, 700.000 euro, no? Cioè, voi pensate a costare una Porsche un barista che per lo spaccio si era procurato, diciamo, una macchina ipercostosa. Cioè, io dico, io poi a un certo punto questo qui, questo spacciatore, è arrivato a dirmi, ma te non seguire mai loro, no? Io ho detto a un certo punto: guarda, io, cioè, ragiono con la mia testa. Io seguo tutti, però ragiono con la mia testa. Io mi sento, quindi, a questo punto, di seguire chi, ovviamente, perché sono anni comunque che seguo la politica, di seguire chi difende comunque la legalità, il giusto, no? Quelli che stanno lì per dedicarsi alle attività illecite. Quindi, cioè, seguendo questo tizio che parlava, che voleva che lo difendessi pure più bassa, poi aveva un giorno che ha bisogno di dosi più alte. Perché se bene è visto, le persone fanno uno studio di droghe, poi che quella dose lì, dopo un po' non li basta, hanno bisogno sempre di dosi più alte. Allora, quindi io, cioè, voglio dire, per me la manifestazione di ieri è stata più che giusta. Mi sento di rivendicare questi tipi di idee, diciamo, riguardo a riprendersi in mano, ma non solo il parco delle cascine, ma cioè tutta Firenze, mettiamola così, perché ovunque vai c'è sempre quello, cioè ora è vero, no? Cioè c'è quello che vende una dose a quell'altro, magari non concentrati come al parco delle cascine alla stazione, magari una nota di meno, però cioè il problema c'è, esiste in ogni angolo della città, non lo metto in dubbio. Forse non avverrà, credo, appoggio imperiale, ditemelo voi sotto nei commenti, ma per esempio avviene, allora avviene nei giardini di Via Allori,
Ed è uno. Qualche volta hanno beccato qualcuno nel giardino di via Baracca, quello dove andavo io a scuola, di fronte alla scuola dove andavo io. Poi hanno beccato qualcuno al parco davanti a casa mia qualche volta, che lì avevo, non so, qualche caso. Ah, no, perché qua è diverso, no? E siamo a tre. Andiamo dritti. Andiamo dritti, andiamo dritti. Parco delle Cascine. Per ora hanno preso dalla tranvia appunto la Vittoria, ok? Non si sa quando si fileranno l'altra parte verso l'Indiano, ma speriamo di no, perché la situazione la vedo abbastanza drammatica. Poi andiamo a via del Palazzuolo e siamo a 5. Via del Palazzuolo, ieri c'erano molte extracomunitari fuori, magari erano anche gli extracomunitari bravi, no? Però abbiamo visto i casi in cui molti di loro spacciavano. Comunque andiamo avanti, perché non è finita. Andiamo alla stazione e siamo a 6. Anche Piazza Indipendente c'è stato qualche caso, ma di se me lo vuoi sotto nei commenti, come sempre. Però possiamo andare avanti, io mi fermo qui alla fortezza e siamo ad 8. Cioè, mi sembra di aver detto molte, molte piazze, molte aree verdi, i bambini non possono andare a giocare in un giardino come quello delle Cascine, anche quell'area lì dove sono gli extracomunitari, no? Che spacciano. Quella a me piace tantissimo, come è fatto, no? E normalmente molti anni fa io ci passavo di lì per andare anche in centro, ma quanto tempo faccio per esempio in centro? Sì, cioè dipende, no? Cioè, sono una che cammina, quindi mi piace camminare, ma che se, cioè, uno non deve andare in centro per fare una passeggiata così, no? Cioè, perché non devo passare da lì? Quando la città di tutti, cioè, uno va dove cacchio vuole, no? Giustamente. Allora, quindi ieri a me questo spacciatore riaffermato era molto fumante, no? Cioè molto fumante. Ho cercato a un certo punto di sbarazzarmene. Non, cioè, è passata questa macchina, la polizia faceva avanti e indietro, no? Ero bisogno le scatole a parte. E d'altronde si sa quando c'è qualcuno che vuole sempre giustificare i loro fatti, giustifica che loro lo sanno spacciare reato, te le girano a modo loro le cose. Io infatti ho capito che lui si stava girando a modo suo, perché poi non si capiva bene quello che volesse dire. E con le sue parole ovviamente stava maderirando alla grande, ma ve lo posso assicurare. Poi alla fine volevo anche farmi sedere sulla panchina, ho detto no, guarda, devo andare, e me ne sono andata. Cioè, questo è il quanto io non li tollero, non li tollero. Non è che non li tollero perché hanno un colore diverso, perché ci sono tanti, ripeto, stranieri bravi che si comportano bene, però purtroppo questi qui non si comportano bene, quindi ripeto. Cara sinistra, secondo me vanno mandati via. Non ne faccio una questione di pelle, assolutamente no, perché abbiamo visto il corteo ieri, che ha fatto anche vedere, cioè, chiaro e tondo, una foto di uno straniero che manifestava, perché tanti stranieri che sono bravi, che si comportano bene, che lavorano, dicono io non, questa sinistra che si comporta male, dicono è bravo Salvini, no, cioè è brava la Meloni, perché giustamente, ripeto, comunque è sempre bene fare entrare chi veramente vuole lavorare. Ora, in questo momento storico, il lavoro non c'è neanche per noi, quindi fidiamoci per loro. Però ripeto un'altra cosa: basta, basta con la questione di razzismo quando vogliamo difendere la legalità. Io con questo termino il video, perché ho già detto abbastanza, e con questo noi ci vediamo al prossimo video. E sotto scrivetemi nei commenti cosa ne pensate del discorso che ho fatto, cosa fareste per fermare l'immigrazione, perché credo che Giorgia Meloni abbia detto bene di bloccare gli sbarchi direttamente dalle coste della Libia, con il blocco navale,
con i barconi, diciamo, militari che controllano chi vuole venire qui, si fermano, non si fanno più partire, stop. E credo che ormai l'Italia abbia viaggiato tanto in questi anni, quindi mi fermo qui e ci vediamo come sempre al prossimo video.